Questo programma è offerto da Buonasera cari telespettatori di Prima TV e benvenuti a Notte Ritiro, il terzo appuntamento. Come ben vedete vi abbiamo accolto con le immagini, o meglio una breve clip delle immagini più importanti dell'amichevole di ieri contro il Napoli Primavera e un po' di quello che è stato oggi l'allenamento pomeridiano dell'US Avellino. Ma prima di andare nello specifico andiamo a presentare i nostri ospiti. Qui oggi con me in studio il telecronista di Eleven Sport, Francesco Guarino. Buonasera Francesco. Buonasera Michelangelo, buonasera a tutti. Allora, possiamo andare subito in collegamento, per sensi convenevoli, subito per presentare l'ospite d'onore della serata in collegamento da Roccaraso insieme a Pellegrino Marciano. Buonasera Pellegrino e buonasera a Peppe Carriero. Buonasera, buonasera Michelangelo, buonasera a Francesco Guarino che ritroviamo con piacere, buonasera a tutti i nostri telespettatori e ovviamente buonasera alla Ruspa, Peppe Carriero, ciao Peppe. Ciao, grazie a tutti dell'invito e buonasera a tutti. Ti vediamo abbastanza stanco, come sì, un po' tutti i tuoi compagni. Ho provato. Come procede questo ritiro? No, dai, tutto bene, stai lavorando bene, i carichi di lavoro sono abbastanza importanti. Piano piano, dai, è giusto così in questi giorni qua, faticare un po' di più per poi essere al meglio della condizione quando inizierà il campionato. Ecco, ecco, vediamo un Peppe Carriero ben saldo sulla sedia perché siamo un po' in tensione, potrebbe arrivare qualche agguato come è successo già con Riccardo Maniero, Michelangelo. Assolutamente, immagino che non mancherà qualche agguato, lo vedo abbastanza teso sul volto e anche abbastanza, come dire, disteso sopra questo divanetto, anche perché immagino che Mr. Braglia realmente li stia martellando, come si suol dire, durante gli allenamenti. Francesco, voglio unirmi un po' a te, diciamo che la passata stagione è un po' quello che ci siamo detti già nella prima puntata con ospite Rino Scioscia, si parte dal riscatto di come è finita la scorsa stagione con la gara persa, mettiamolo in questi termini, contro il Padova. Sì, c'è un po' di amarezza perché oggettivamente si era aperto una frontiera che ci poteva portare in Serie B al primo anno, sarebbe stato qualcosa di clamoroso. Quello che abbiamo fatto rimane eccezionale, però qualcosa di clamoroso magari non ce la saremmo fatta dispiacere. Sì, c'è da riscattare, si riparte da un gruppo solido, da un gruppo che è strutturato non soltanto numericamente ma anche caratterialmente. Quello che si vede già nei primi giorni di ritiro è un gruppo che
ha imparato a stare assieme l'anno scorso, che continua a stare bene assieme quest'anno, che si diverte, come giusto che sia in un ritiro, perché chiaramente oltre a mettere i muscoli a regime è necessario anche staccare un po', dare un break mentale, concentrarsi sì sul lavoro, ma farlo col sorriso, perché c'è tempo per lavorare. Siamo partiti con un gruppo molto folto stavolta, e per mirare un obiettivo che ovviamente è ambizioso quest'anno. L'anno scorso potevamo essere un outsider con obiettivi d'alta quota, quest'anno siamo una delle squadre che verrà puntata da tutte le altre, e abbiamo obiettivi che devono essere necessariamente importanti. Hai detto bene una parola, quella là di carattere, carattere che, se ben sappiamo, Peppe Carriero è riuscito a mettere con il suo arrivo a gennaio in campo. Ci ricolleghiamo di nuovo con Roccaraso, perché vado subito con una domanda tecnica abbastanza sull'allenamento, poi lasciamo le domande di Pellegrino. Volevo sapere da Peppe, nel 4-3-1-2 che sta provando Mister Braglia, come ti vedi in campo? Ma cambia relativamente poco, diciamo che siamo un po' più offensivi, e cioè abbiamo i giocatori giusti per farlo, anche con i nuovi arrivati la squadra è ancora più completa di prima, senza lasciare indietro comunque che il mercato è appena iniziato, quindi sicuramente ci sarà qualche nuovo arrivo, però alla fine, anzi, ho già giocato con questo modulo i primi anni che ho fatto in questa categoria, mi sono trovato bene, ho fatto anche delle discrete annate nonostante la giovane età, quindi diciamo che relativamente mi cambia poco. A livello difensivo le uscite sono più o meno simili, a livello offensivo abbiamo riferimento in più in avanti, quindi magari c'è anche più utile per aiutare a manovrare l'azione e niente, quindi sicuramente stiamo provando un'alternativa al modulo dell'anno scorso, e poi si vedrà se sarà o meno un'alternativa valida da portare anche poi in campionato. Ecco Peppe, insomma, hai ritrovato un gruppo molto solido, no? C'è grande serenità, abbiamo visto anche l'abbraccio con Mister Braglia, no? Hai visto anche un po' un mister abbastanza sereno. Voglio leggere questo messaggio di Stefano Labriola, che scrive: Beppe, sei semplicemente un grande, grinta e muscoli al servizio della squadra. Ruspo, sei il nostro Gattuso, scrive Angelo Calò. E ti volevo chiedere, l'anno scorso abbiamo detto tante volte la Ternana ha due squadre, il Padova la stessa cosa, una grande corazzata, per vincere i campionati appunto serve una rosa molto ampia. La concorrenza adesso è agguerrita, no? Nel centrocampo, sempre in maniera costruttiva, lo diciamo, in maniera sana. La concorrenza nel centrocampo dell'Avellino è davvero alta, perché oltre te c'è Sonny D'Angelo, che ha fatto bene, la stessa cosa per Aloy, c'è De Francesco, che adesso potrà fare magari il trequartista, è arrivato Mastalli, che è un colpo importante, quindi questo quanto vi stimola a dare sempre di più? Ah, vabbè, la concorrenza è alla base della nostra vita, del lavoro che facciamo, quindi la cosa importante è che sono arrivati bravi ragazzi, persone per bene, gente seria, professionisti, anche nuovi arrivati non hanno assolutamente modificato il gruppo che c'era prima, anzi, un pregio anche a loro che si sono inseriti in maniera perfetta dentro questo gruppo, anche se obiettivamente è veramente semplice, visto che siamo comunque tutti bravi, bravi ragazzi. E quindi sicuramente quando hai tanti giocatori forti all'interno di una rosa, quando esce uno entra l'altro, senti meno la differenza, quindi questo va solo ed esclusivamente a nostro favore, quindi poi chi starà meglio giocherà, ma come in tutte le squadre ci sarà sana competizione. E ripeto, con questi ragazzi qua nuovi che sono arrivati sarà anche piacevole magari, no, dare un turno in più, o se no fare la panchina per poi subentrare, anzi, assolutamente. Ecco, prima di tornare in studio voglio chiederti, visto che ti ho citato Mister Braglia, se vi ha detto qualcosa, no, come discorsone iniziale per cominciare al meglio. Vabbè, il mister è molto schietto come sempre, per lui si ricomincia tutto da zero, il calcio a memoria breve, no? E quindi quello che ho fatto l'anno scorso è già dimenticato, dobbiamo cercare di lavorare bene per fare ciò che meglio ci viene. Poi se sarà la conquista della Serie B diretta, se sarà un campionato comunque importante come l'anno scorso per poi passare ai playoff, il calcio, sapete meglio di me, non è una scienza esatta, quindi
il lavoro che faremo in questi giorni qua e poi durante l'anno sarà solo ed esclusivamente per portare l'Avellino dove più merita. Torniamo in studio. Perfetto, no, in effetti stavo pensando un po' al fatto che il calcio ha la memoria corta. Effettivamente queste sono belle parole, parole importanti, anche perché denotano anche una sorta di concentrazione molto alta che vuole tenere il tecnico all'interno del gruppo squadra, che i giocatori non si devono sedere sugli allori per quanto di buono fatto nella passata stagione, ma anzi forse la competizione interna, la competizione sana ovviamente, può aiutare tutti a migliorarsi e a dare il meglio in campo. Ma una cosa particolare che abbiamo visto in questi giorni e che è anche molto bella è stato l'affiatamento del gruppo. È bene ribadirlo questo, perché è un concetto molto essenziale, perché l'abbiamo visto, lo ribadisco di nuovo, negli europei talvolta il gruppo, l'unità, l'amicizia che si viene a creare all'interno può sopperire magari dei gap tecnici che si vengono a collegare, ed è molto bello vedere il rapporto che si sta creando con Braglia, che scherza, gioca a bacchetta anche con sulla testa di Carriera, ma al tempo stesso è bello anche vedere il rapporto che si crea con i compagni, appunto questo rapporto molto forte che si è venuto a creare con Ciancio. Sì, sì, ma il gruppo sopperisce tendenzialmente a quelle che possono essere eventuali carenze tecniche all'interno di una squadra, perché la testa, il cuore, le gambe arrivano tante volte lì dove margini di avversari più strutturati possono non arrivare. E la coppia Ciancio Carriero è una coppia affiatata, l'abbiamo visto, sono due professionisti. Io anzi ho un'immagine di Ciancio Carriero che purtroppo è brutta, perché in Avellino Padova io raggiungo la mia postazione per Eleven Sports, salgo la scalinata e mi trovo squalificati Ciancio e Carriero, già con le braccia conserte, già con una faccia che neanche ve lo dico come potevano stare, ovviamente. E quel saluto che ho dato loro è stato: vorrei vedervi dappertutto tranne che qui, perché due elementi come loro, che in quella partita ma in tutta la stagione hanno dato tanto, ecco, ritrovarceli lì in tribuna e non in campo a lottare è stata una grande perdita. Poi penso che del rapporto umano che si è creato, del fatto che siano un po' i due guasconi del gruppo, ci possa raccontare qualcosa in più Peppe su quello che è il loro rapporto. Sì, assolutamente, prima di farcelo raccontare da lui, non so, perché non riesco a vedere bene la foto, c'è un commento di Simone Ciancio, sì, che dice: non ha sbagliato ancora un verbo, tanta roba. Eccolo, dice appunto. Allora ci facciamo raccontare da Peppe magari il rapporto interno. Sì, beh, il commento di Simone Ciancio, che tra l'altro ha riscosso già tanti like. Si parla tanto di questa coppia, abbiamo visto già il Partenio Lombardi essere molto affiatati. È lui? Qua, è lui, è Simone Ciancio, sì sì, che ha ormai alzato i cori Peppe Carriero e si vanta ovviamente del commento. Ecco, magari ce lo facciamo raccontare da entrambi. Va, adesso questo bel rapporto da lui, va, vediamo cosa dice. Comincia tu, dai, comincia tu, diamo il tempo di arrivare. Guarda, stai ancora scattando, vedo Simone. Vieni qua. Stai ancora scattando, sei informissima. Eccomi qua. Col GPS? Sono in diretta. Ci sono ancora. Adesso sì, arriva tra qualche secondo, guarda. Adesso arrivi anche tu, quindi sei un po' in ritardo con la diretta. Senti, ci racconti un po' questo rapporto speciale con Peppe? Si sta guardando in diretta Facebook. Sembra di capire. Simone, ho dato un po' di bellezza. Sì. No, perché se ci ascolti dalle cuffie ti arriviamo in ritardo, capito? Sì, togli le cuffie. Allora, ci racconti un po' questo rapporto speciale che hai con Peppe Carriero. No, diciamo che l'ho dovuto prendere sotto l'ala protettiva, perché senza di me è un po' perso questo ragazzo qua. Ah, non mi senti? No, sì, ti avvicino solo un po' meglio. Niente, come ho detto, l'ho preso un po' sotto l'ala protettiva perché senza di me è perso, soprattutto in campo, perché vaga lui, corre a destra e a sinistra, però... No, dai, è un rapporto bello, sincero, d'amicizia vera, che nel calcio purtroppo ce ne sono pochi, persone vere, quindi lui è uno di questi. Beh, ti sei fatto amico, uno dei leader dello spogliatoio? No, vabbè, lui è veramente il leader della squadra, è quello che riesce a unire tutti quanti nei momenti di difficoltà, nei momenti più belli. Io lui lo conoscevo già. Adesso l'ho conosciuto meglio e mi sono legato a lui perché, come dice lui, ti ringrazio delle belle parole. Ma, piangere, dai, vi guardo in diretta. Senti, ma è vero che avete detto a Mastalli di stare lontano? Ma così ho letto, cioè, me l'ha detto lui, mi ha detto che qualcuno gli ha detto: vabbè, non lo faremo più giocare, dai. No, lui ha fatto i vostri nomi, gli avete detto voi di stargli lontano. No, Ale... Dai, si è presentato bene, ma è facile entrare in un gruppo... come nostro, dai, siamo affiatati,
ed è bello, dai. È più facile anche per gli altri quando entrano e trovano Ciancio Carriero e gli spianano la strada. grazie Simone Ciancio, ragazzi. Andrai via correndo adesso, sì, vado, non ti fermi, corro solo. ciao. Grazie Simone Ciancio. Ecco, appunto, stavamo parlando del rapporto bello che hanno entrambi, quindi volevi aggiungere qualcosa? No, questo è Simone Ciancio, una persona d'oro, una persona vera, genuina, che qualsiasi cosa te deve dire te la dice in faccia. Le persone così veramente ne trovi poche nella vita, non in questo mondo, proprio nella vita. Sono fortunato ad aver conosciuto una persona come lui, a essermi legato e avere questo rapporto così bello e genuino. Appunto, sono veramente felice di averlo incontrato quando sono arrivato a gennaio e di viverci tuttora in ogni allenamento, in ogni giornata, che poi c'è anche il post allenamento, quindi è ancora più soprattutto, bello. Soprattutto, sì. Michelangelo. Bello vedere, soprattutto sentire queste parole, soprattutto quando sono sincere, queste parole d'amore, mettiamola così, fra Carriero e Ciancio. Però non vorrei che adesso Mastalli possa soffrire di qualche alto di nonnismo all'interno dello spogliatoio, per quanto detto. Tutto è possibile in questo momento. Alessandro, quindi probabilmente benvenuto gliel'hanno dato, gliel'hanno sicuramente dato, gliel'hanno, ma come è giusto che sia, voglio dire, un nuovo arrivato, un minimo di nonnismo lo si fa, voglio dire, affettuosamente. Francesco, secondo te come possiamo valutare la stagione conclusa? Io ci tengo molto a basarmi su questo, è che Carriero è uno di quei punti di riferimento del centrocampo biancoverde, uno di quelli là che mette carattere. Non dimenticherò mai la trasferta in Sud Tirol, in Alto Adige, quando Carriero in campo con un avversario ha cominciato, come dire, a prendersi in mano la squadra caratterialmente, soprattutto, come dire, a sfidare ogni singolo giocatore in maglia biancorossa che si provava ad avvicinare o provava a fare la voce grossa. Ricordo anche un Ciancio molto aggressivo, fra virgolette aggressivo, ovviamente quell'aggressività pura che fa bene al campo. Secondo te quanto è importante un giocatore che sia capace anche di reagire nei confronti della squadra avversaria? Ma è fondamentale, perché la partita la si perde tecnicamente, ma la si può perdere anche psicologicamente se ci si lascia sopraffare anche in una determinata situazione, anche in un momento di, tra virgolette, scontro frontale con un avversario. È chiaro che mentalmente si perde qualcosina, elementi come Carriero, elementi come Ciancio, di esperienza in generale, che sanno andare anche al faccia a faccia con gli avversari, sono insostituibili in un gruppo squadra. L'abbiamo visto quando non è stato presente Peppe, la squadra ha sofferto un pochino, perché quella mobilità, quella quantità e quella qualità che servivano a centrocampo, lui è stato in grado di portarli dal momento del suo arrivo, inserendosi subito nel gruppo, e è insostituibile, è un elemento che in una squadra che ha ambizioni come ce l'ha l'Avellino, elementi come lui sono centrali. Sì, e concordo con te, concordano anche i tifosi di Avellino. Vado a leggere qualche commento. Carmine Campanella dice: grande Peppe, la nostra ruspa mozzichi malamente. Uscendo dal lato calcistico ti devo chiedere, visto che sei un veterano, cosa ti piace della nostra amata città, se l'hai visitata? La giro questa domanda a Peppe Carriero. Purtroppo per il Covid e per l'annata disastrosa che abbiamo passato ho visitato ben poco di Avellino, quindi posso dire che c'è un corso bellissimo, solo quello visto, purtroppo. Quindi magari quest'anno, se ci danno un po' più di libertà, sarà un piacere veramente visitare bene la città, che mi hanno parlato veramente bene. Però Stragno scrive: Ciancio e Carriero ci sono mancati molto nella partita di ritorno contro i padovani. Anna Andreotti: vai Ruspa, portaci in B, forza ragazzi, fateci sognare. Rosalba Maffeo, Carmine De Vita, Lupi, che spettacolo, scrive Pietro Liccardo. Tra l'altro volevo far vedere una foto a Peppe Carriero, perché so che abbiamo una foto e ce l'ha girata Michele Beneforo, non so se ti dice qualcosa. Sì. Questo, lo conosco, lo saluto se ci sta guardando. Senti, questa foto giovanissimi nazionali, sì, con il Renate. Che ricordi hai? Insomma, era l'inizio della tua... L'anno della svolta è stato praticamente, che non mi hanno riconfermato, quindi da lì poi ho costruito la mia carriera grazie a Renate. No, scherzi a parte. Quando già sognavi, insomma, di essere un calciatore? No, beh, il sogno c'è sempre stato, non lo nascondo. Sempre ho fatto tanti sacrifici nella mia vita, ma come del resto penso tutti. E ho avuto poche amicizie, poche relazioni, è stata comunque una vita, tra virgolette, per l'età che avevo, molto, molto già direzionata da una vita da adulto, ecco. Quindi
Io 16 anni e mezzo sono andato via di casa, ho trovato, dopo la non conferma del Renate, ho trovato la possibilità di andare in eccellenza, poi da lì ho avuto un exploit, diciamo, a livello fisico, a livello di gioco. Poi magari non ho mai trovato nessuno che crede in me, questa è un po' la storia della mia vita. Adesso sono 2 anni, prima a Monopoli, adesso qui ad Avellino col mister che veramente sento fiducia in quello che mi dicono, in quello che fanno e come si comportano, e quindi penso che in questo momento possa esprimere veramente tutto il mio potenziale e essere libero anche di magari fare cose che magari prima evitavo di fare, perché eri sempre lì pronto a ricevere una spinta per buttarti giù dal burrone. Quindi diciamo che la foto lì ero giovanissimo, ero una ragazzina e quindi porto bei ricordi, perché nel senso da lì ho svoltato in maniera positiva la mia vita da calciatore. Ecco. Beh, io volevo anche l'ausilio di Francesco Guarino, che è in studio, che è la voce di Eleven Sports, sì. No, per l'Avellino, perché una nota stonata gliela dobbiamo anche trovare, o almeno far finta di trovarla, a Peppe Carriero, perché ci sono tantissimi complimenti. Vista la stagione al Monopoli e i tanti gol che hai realizzato, ecco, Francesco Guarino non è riuscito mai ad esultare per un tuo gol. Ti prometti di fare qualche gol in più, tu che ce l'hai nelle corde, soprattutto col tiro dalla distanza? Perché abbiamo scoperto che poi la rovesciata di Cava era il gol di Maniero. No, qui ti volevo portare. Era la verità, No, non ci sono le prove TV. Allora, quella partita l'ho commentata io. E avendo la visuale sulla rovesciata, ho visto che quel pallone si è un po' intricato in mezzo a due paia di gambe. Quindi il dubbio, e soprattutto l'esultanza, perché Maniero, toccata o non toccata, ha esultato, me l'ha fatto venire che ti avesse fregato il gol. La versione ufficiale qual è? La versione ufficiale è che lui ha esultato per la mia rovesciata, perché non se l'aspettava. Si è svelato l'arcano, capito? Giustamente. No. Glielo lasciamo per sì, la del gesto. Ma è il minimo, dai. Si ritrovava lì, stava dormendo in area di rigore, non può prendersi un gol così, dai. Con tutto il rispetto. Fa l'istinto del bomber. Sì. Beh, queste sono belle parole. Dai, Ruspa, scrive Carmine Santoro. Dovete essere 11 Ruspe in campo, esprimi quello che noi tifosi vogliamo, prima uomini e poi calciatori, scrive Carmine Scafuro. Vincenzo Alfano da Castel San Giorgio, Bianco Verde, un saluto al nostro gladiatore, lotta davvero lupo. Simone Ciancio scrive: per fare gol deve centrare la porta. c'ha ragione. Michelangelo, perché è anche bello coinvolgere i nostri tifosi, che gli chiede a Peppe: dei nuovi arrivati chi ti ha impressionato di più? No, se dovessi, vabbè, io conosco benissimo Ale Mastalli, non abbiamo mai giocato insieme, ma c'è sempre stato anche in campo un rapporto di stima reciproca, di rispetto, quando ho saputo la notizia gli ho scritto subito, ero felicissimo che lui fosse arrivato. Poi Matera lo conoscevo da avversario ed è un giocatore molto valido per la categoria, assolutamente, che ci può dare una mano quest'anno, come ovviamente tutto il riparto difensivo. Però se devo dare un nome, Messina è un ragazzino giovane che fino ad ora sta facendo bene e che vedo in lui un buon asso nella manica durante la stagione, un ragazzo molto tranquillo, parla poco e poi in campo si dà da fare. Poi ovviamente è il primo anno, magari nei professionisti non sarà facile per lui ambientarsi, entra subito nei ritmi, però già dalle prime uscite che ha fatto è un giocatore che secondo me può dir la sua, ecco. Hai fatto due nomi, Matera e Messina, che sono i nomi più ricorrenti nelle curiosità soprattutto dei tifosi biancoverdi. Mi è arrivato un altro. C'è Mirko Miceli appostato, quindi ti sentivi osservato. No, stanno arrivando tutti. Sì. Quindi puoi scappare, non lo so. Sì, chiudiamo la trasmissione. Michelangelo, abbiamo ancora qualche secondo, vai, prima che secondo me ci prendono di peso e ci portano via. No, assolutamente, attendevo l'agguato in realtà, però penso che arriverà a breve.
No, al tempo stesso dicevamo a microfoni spenti e te, Messina sta facendo molto bene, Francesco. È un Messina che si sta guadagnando spazio in questo Avellino caratterialmente, perché in questo momento quello che conta di più è il carattere. Sì, è quello che deve fare, perché è un ragazzo che è arrivato un po' da outsider, è inutile negarlo. Uno dei colpi che Salvatore Di Somma ha deciso di pescare andando a seguire il campionato di Serie D, soprattutto nel girone nell'ambito campano. E deve farsi vedere, chiaramente, parte potenzialmente dietro tutti quanti gli attaccanti, però lo abbiamo visto nell'amichevole di ieri, entrare con cattiveria, farsi vedere, impegnarsi, lavorare in silenzio, a testa bassa, imparando ogni giorno dai professionisti che avvicino. Lui ha fatto già qualche presenza da professionista a Bisceglie, si tratta di una decina di partite, però chiaramente adesso, con tutto il rispetto per gli amici di Bisceglie, Avellino ha un peso specifico differente, e se riesce a carrozzarsi mentalmente, non tanto fisicamente, perché lo abbiamo visto, fisicamente è un giocatore che in aria sa farsi valere, può essere sicuramente quella carta in grado di sparigliare le altre carte sul tavolo a partita in corso, e magari non solo, vediamo, ci sono tanti di questi ragazzi nelle categorie minori, in Serie D, anche in eccellenza, che magari la possibilità non ce l'hanno, chissà che nel suo caso invece non sia arrivata la possibilità e abbia l'occasione di mettersi in gioco davvero ad alti livelli. E ti do pienamente ragione, perché dal campionato di Serie D talvolta molti giocatori non hanno le fortune, sappiamo, purtroppo sarà una mia crociata questa, che molte volte i procuratori tendono a portare avanti anche dei giocatori che magari non sono di livello, mentre altri, diciamo, la meritocrazia talvolta viene a mancare, e si collega anche un po' agli aspetti che ci ha detto Peppe Carriero, no? Eliminato dal settore, liquidato dal settore giovanile del Renate, da lì in poi una sua diaspora che però è stata anche la sua fortuna, e ci auguriamo tutti, soprattutto i tifosi, dai commenti, che possa diventare uno dei veri leader di questo Avellino. Già lo è, ma ci immaginiamo per il futuro, perché questi calciatori si legano molto alla maglia, fanno tanto piacere ai tifosi, perché come si diceva prima, sono quelli che esprimono al meglio quello che rappresenta una piazza. E mi collego un po' ai commenti dei tifosi. Carriero capitano, gioca davvero lupo, è sempre Forza Avellino. Io darei la fascia di capitano a Carriero, grande giocatore, grande Carriero, Sergio Ruocco. Pasqualino Wolf fa un'altra domanda, però è troppo, che ne pensa Carriero di un partito gremito? Speriamo ciò che accada, ma io vorrei fare una domanda a Peppe, più che altro sulle sue condizioni, del suo problema al piede, all'alluce, più nello specifico, in modo tale da poter fare chiarezza, perché non appena si è fermato i tifosi si sono preoccupati. Vabbè, ecco. Permettimi, è stata l'ironia proprio della sorte, no? Perché si è fermato, c'era il suo procuratore qui, insomma, quando devono succedere le cose, no? Queste cose succedono bene. Come no, stai? No, sto bene, oggi ho ripreso, ho sbagliato a tagliarmi una pellicina, mi si è infettato tutto il pollicione del piede, quindi ho avuto un po' di giorni dove non riuscivo manco a infilare la scarpetta dentro, adesso sono sotto antibiotici, però ho ripreso ad allenarmi in maniera... Stanno arrivando. Dovevamo farti l'ultima domanda, non abbiamo fatto in tempo a liberarti. Guarda come si avvicinano in gruppo, visto? Da qui si vede il gruppo solido, vedi? Un caffè. Beppe, siccome stavamo ascoltando un po' l'intervista che stavi facendo, hai detto che hai le gambe pesanti, però... No, non ho detto che ho le gambe pesanti. Un po' di campi, cose. È lungo la banana. A che ci sei? Dici pure no al razzismo, no? No al razzismo. Sì, è un marrone, però la devi aprire la banana. Devi aprire la banana. Comunque ha parlato male un po' di tutti voi, non so se avete seguito. Impossibile, vedi? Cosa? Come si fidano di te e i tuoi compagni? Cosa? Ha parlato male di noi. No, impossibile. No. Scherza. Si scherza comunque. Non ho portato il caffè. Vai, puoi consumarlo in diretta. Grazie. Anche la banana. Basta pubblicità. Alessandro Solmida saluta tutti i ragazzi, al grande Peppe Carriero e a tutti voi. Addirittura c'era chi ti voleva. Addirittura c'era chi ti vuole capitano, ma Mr. Baglia ne ha parlato ieri. Non so se qualcuno può essere d'accordo qui. No, capitano è Mirko. E finché gioca Mirko è Mirko. E poi se giocherà Maniero sarà Maniero. Io faccio il mio ruolo, poi se arriverà sono contento assolutamente. Ho avuto l'onore di indossarla con la partita del Teramo, è stato per me un orgoglio, era la prima volta in carriera e sicuramente fa piacere sentire questi commenti, però ci sono delle gerarchie da rispettare e poi sono anche orgoglioso di essere rappresentato da ragazzi così, quindi assolutamente.
Ecco, tra l'altro è l'unico che non è venuto davanti alla telecamera, guarda la serietà, no? Il capitano Mirko Micheli. Assolutamente. È rimasto le dietro le quinte e devi supervisiona tutto. Peppe, l'ultima battuta, poi ti liberiamo. A proposito del problema al piede, cosa gli eri andato a dire al mister? Proprio quello, in quella fase dell'abbraccio? Sì, ma praticamente mi ha massacrato due giorni che non mi allenavo per un'unghia. Bene, se non ci sono altre domande allo studio lo liberiamo, Michelangelo, lo salutiamo. Una curiosità che abbiamo un po' tutti, perché di fatto è nato in corso d'opera il soprannome di Peppe La Ruspa, è nato da una conferenza stampa di Braille, è venuto spontaneo e poi sono cose che nascono così di getto, da una telecronaca, da una conferenza stampa. Quando si è reso conto che questo soprannome gli si è cucito addosso, volontariamente o meno, lui come l'ha presa, gli è piaciuto, ci si rivede, e soprattutto lo spogliatoio come l'ha presa, perché possiamo immaginare? Ah, ormai sono La Ruspa, quindi non potete chiamarmi in un altro modo. Dalla mattina alla sera, Ruspa, quindi no, fa piacere. Poi quando si trovano dei nomi così un po' simpatici, è sempre piacevole, dai, da confidenza, da rapporto in più, quindi sono contento. Dai. Sappiamo che hanno funzionato i soprannomi che abbiamo dato noi di prima TV, vero? Sì, molto. Bene, ringraziamo Peppe Carriero, vuoi dire una cosa finale, un saluto in particolare? Un saluto a chi mi sta guardando. Ciancio ha salutato tutta la famiglia in questi giorni, anch'io, in diretta. Saluto mio padre, mia madre, mia sorella, la mia ragazza. E i miei amici che tanto non mi guardano perché non mi frega niente. Quindi, va bene. Grazie. Grazie mille, in bocca al lupo a Giuseppe Carriero, grazie Peppe. Michelangelo. Un uomo solo, mi viene da dire. Un uomo solo al comando, ma solo, ragazzi. No, ragazzi. I suoi amici sono tutti lì a percularlo dall'altro lato del marciapiede, perché... No, è un ragazzo però molto per bene, ci tengo a dirlo, perché una delle scene più belle fu proprio dopo la gara di Padova, con tutta la famiglia ad aspettarlo, la mamma e il papà che se lo coccolavano come fosse ancora un adolescente. Comunque è un ragazzo giovane, però è molto bello vedere questa tenerezza, perché a volte noi vediamo questi giocatori già adulti in campo e anche nei modi in cui appaiono davanti alle telecamere, poi invece nel retrovia invece ci rendiamo conto dell'umanità che li contraddistingue e soprattutto della loro semplicità, che questa è una cosa molto importante. Ma sì, credo. Perché alla fine noi vediamo questo mondo ovattato che è quello di quel rettangolo verde, ma tra il primo e il novantesimo minuto, anzi prima del primo e dopo il novantesimo, ci sono degli uomini, ci sono dei ragazzi con le loro storie che magari una domenica giocano male perché hanno un problema alla caviglia, ma magari un'altra domenica hanno un pensiero per la testa importante, quindi esatto. L'umanità di queste persone non va mai trascurata. Hai detto una cosa importantissima, che l'abbiamo visto adesso con le Olimpiadi, con l'atleta americana, la ginnasta, che appunto ha sottolineato i problemi che si possono avere sotto il profilo delle competizioni, che può essere anche una banale, che non è banale, senso di ansia che poi può sfociare in altre genere di questioni. Comunque noi adesso terminiamo qui il nostro primo blocco, andiamo un secondo, qualche minuto meglio, in pubblicità e siamo di nuovo qui per affrontare la seconda parte di Notte Ritiro. Le parlerò carezzandola, certo che al mio amore capirà, e poi mi dirà che ci sta. Sport & Style presenta Saldi 2021. Troverai le migliori marche ad un prezzo imbattibile. Moda, sport, fitness, solo da Midas Sport & Style. Midas Sport & Style. Vieni a trovarci nei 4 megastore campani ad Avellino, Arzano, Pompei e Pozzuoli. www.midasport.it.